Grazie al Signore, anche stamattina siamo insieme e ci dà questa bella possibilità di essere tu a casa tua, io a casa mia e insieme condividere la parola del Signore. Questa è una grazia di Dio veramente, perché se tu sapessi o se io sapessi quante persone girano in giro per il mondo per portare una parola a una persona, e quanto tempo ci impiegano, quanto costa. E come il Signore si serve di questi mezzi per portare la sua parola, lasciarci condividere la sua parola, possiamo dire insieme è una grazia del Signore. Questo ci incoraggia a vicenda, perché io mi devo preparare perché ci sei tu. Tu ti prepari perché ci sono io e insieme ci edifichiamo a vicenda. Io con te, tu con me. E quando ci muoviamo in questo modo, lo Spirito Santo di Dio non può lasciarci senza dare quella porzione che noi abbiamo bisogno. Quello che sempre però dobbiamo avere in mente, avere il desiderio, fame di Dio soprattutto, cioè di voler conoscere il Signore, di voler avere comunione con il Signore, di voler ricevere nella nostra vita la comunione dello Spirito Santo, di voler rafforzare quel rapporto continuo della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, perché così si cresce così lo Spirito Santo soddisfa gli appetiti del nostro cuore e viviamo una vita equilibrata dallo Spirito Santo, ci permette di sentire la differenza. Non dobbiamo trascurare un'altra cosa però, sore, fratello, di avere la preghiera privata ogni giorno. Dedicati nei ritagli di tempo stabilisci un tempo quanto tu lo devi fare, devi avere un posto dove cercare il Signore personalmente, perché quello che tu ricevi personalmente è qualcosa che ti costruisce. Le esperienze che tu fai man mano che penetri nella presenza del Signore, non li trovi a nessuna scuola perché è una scuola privata che lo Spirito Santo fa personalmente a te. E non ne puoi manco troppo parlare perché molte volte non trovi con chi poter condividere, condividere quei sentimenti profondi. Se tu vuoi conoscere meglio il Signore, perché non ti dà tutto in, una, in un momento, più prosegui. Più perseveri, più entri in una intimità e scopri come ti guida in un modo speciale. Lo devi sperimentare da te perché non c'è nessun professore che te lo può spiegare. Si scrivono libri, si scrive questo, si scrive quello, sono le esperienze personali, fantascienza religiosa che si mette insieme. Quello che realmente ti costruisce è. Il rapporto diretto con lo Spirito Santo di Dio, con quella predisposizione che man mano ti costruisce perché quello ti resta e ti dà sostanza nel cammino insieme con il Signore. E quello ti rende felice ogni giorno e contento nello stato in cui ti trovi. Perché se no stai sempre a lamentarti di qualcosa che non funziona. Lo stato d'animo lo cambia lo Spirito Santo quando noi ci lasciamo condurre perché ci fa vedere che quello che potrebbe essere un grande disastro per gli altri è una grande opportunità per te, perché parla a te direttamente. Prima che andiamo avanti, vogliamo Cercare lo Spirito Santo nella nostra vita, insieme, facciamolo insieme e poi non dimenticare che lo devi desiderare da solo, da sola, dovunque ti trovi, che ci sia un risucchio continuo nella tua anima che vuoi conoscere più di Dio. E lui si fa conoscere in un modo speciale. Non ti porta sulla luna, cioè che esci fuori di te, no ti costruisce in un modo equilibrato che ti sorprende come lo Spirito Santo opera dentro di te. Perciò preghiamo il Signore insieme, che lo Spirito Santo si abbassi dove sei tu, dove sono io e ci dia quella porzione che abbiamo bisogno oggi mentre siamo davanti a Lui. Sì, sì, perché siamo ognuno davanti a Lui insieme con lui e siamo tutti in prima fila. Allora vogliamo andare al Signore insieme. Chiudi gli occhi, apri il cuore e parliamo col Signore chiedendoglielo in sincerità. Signore veniamo a te insieme con ogni fratello, ogni sorella, dovunque si trova, Signore. Sì, 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 Signore, sì. Lontani, vicini, per te so siamo tutti vicini. Perché tu sei vicino a noi e noi ti ringraziamo, Signore. Grazie per questi mezzi che ci dai, Signore, perché attraverso le telecamere, attraverso i microfoni, Signore, ci possiamo incoraggiare a vicenda, come già abbiamo detto, e questo lo dobbiamo a Te perché ci ami e ci costruisci, anziché desiderare di girovagare a monti e a valle e cercare altrove dove non troviamo mai. La soddisfazione e il piacere che troviamo quando stiamo con te, perché tutto il resto, Signore, non ci dà quello che ci dai tu. Perciò invochiamo la presenza dello Spirito Tuo Santo su di noi, in mezzo a noi, che guidi le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere. Ti prego, Signore, mentre leggo la Tua parola, mentre condividiamo la Tua parola, prenditi il tutto di me. Sì, che la mia mente, il mio cuore, il mio essere siano sotto il controllo dello Spirito Santo, che sia sotto l'influenza dello Spirito Santo. Prenditi la mia mente, il mio cuore, la mia bocca, la mia voce, il tutto e svuotami di qualsiasi altra cosa che può ostacolare che tu fluisca dentro e attraverso di me. La stessa cosa ti chiedo per ogni fratello che ogni sorella, che la, la presenza dello Spirito Santo, che l'influenza dello Spirito Santo, che l'unzione dello Spirito Santo sia su ognuno mentre siamo davanti a te. Sì, sì, facci assentare ad altre cose ed essere presenti con te, insieme con te, per ricevere quella porzione che tu vuoi dare a ciascuno di noi in questo giorno. Per Gesù Cristo te lo chiediamo e nel suo nome ti ringraziamo perché sappiamo che queste cose tu le desideri più di noi che accadano e che si trasferiscono nel nostro cuore, perché tu desideri dimorare nella nostra vita nel quale hai fatto diventare il tempio del tuo Santo Spirito. Perciò... Visitaci questo giorno, te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore, amen. Amen, che bello poter condividere insieme la parola del Signore. Questo giorno vogliamo parlare insieme dell'essere contenti nello stato in cui ci troviamo. Ci sono dei credenti che non sono mai contenti. Dio a volte usa delle strategie particolari per liberarci da certe situazioni e noi si, a volte ci dispiace quando Dio lo fa. Prima lo chiediamo quando stiamo in difficoltà, facciamo un poco come il popolo di Israele che quando era sotto la schiavitù voleva essere liberato, poi quando Dio lo liberò cercava altre strade per voler ritornare. Era uscito dall'Egitto, ma viveva ancora con la sua mente in Egitto. In pochi giorni uscì dall'Egitto, ma ci volle una vita per far uscire l'Egitto da lui, e non ci riuscì a farlo uscire. C'era sempre le cipolle, le patate, le cose belle che aveva lasciato e non viveva il presente con la grazia del Signore che ogni giorno gli provvedeva a quello che doveva. È uno stato d'animo difficile da vivere così. Guardiamo come ci aiuta la parola del Signore perché il Signore ci vuole parlare proprio di questo oggi. E credo che tu hai dei riscontri oggi che il Signore ti parla per farti rilevare da quante cose il Signore ti ha liberato e tu non ti sei voluta liberare, non ti sei voluto liberare. Ti è dispiaciuto, non sei, restata, non sei restato contento che il Signore ti ha liberato. Oggi il Signore ti vuole parlare, ti vuole far vedere cosa ha fatto di buono per te e che tu non hai riconosciuto, ma oggi il Signore ti fa comprendere che hai di che ringraziarlo perché Dio ti ha favorito, Dio ti ha favorito e ti vuole favorire vuole soltanto che tu riconosci la sua mano anche quando tu non la vedi, perché a volte Dio interviene nella nostra vita e noi non lo vediamo. Però se accettiamo la posizione che Dio ci mette, scopriamo una nuova vita davanti a noi. È chiaro che dobbiamo lasciare la vecchia per prendere la nuova, perché se vogliamo vivere nella vecchia... Non godiamo della nuova e se viviamo nella nuova dobbiamo lasciare la vecchia, non dobbiamo più ritornarci perché se no non sappiamo neppure noi che vogliamo fare. Essere contenti nello stato in cui siamo. Sei contento nello stato in cui sei? Sei contenta nello stato in cui sei? Chissà quante liberazioni Dio ha dato e ha fatto su di te e ti chiede di essere contenta oggi, contento, di non essere un fiume di lamentela continuo. Per amore del Signore te lo chiedo oggi. Leggiamo insieme in Filippesi capitolo 4 verso 11. Così lo Spirito Santo ci dà dei flash che possiamo ben vedere, chiaro. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Mm. Dette dall'Apostolo Paolo e sapendo tutti i guai che ha passato, e quest'uomo dice, io sono contento nello stato in cui mi trovo. Le persecuzioni senza fine, ma con un'alimentazione continua prodotta dallo Spirito Santo nella sua vita, lo rendeva felice quando lo scendevano in una cesta dalle mura di una città per salvarlo quando attraverso un terremoto con i piedi nei ceppi tremava e si rompevano i ceppi e si aprivano le porte e Dio salvava il guardia carcerieri con tutta la sua famiglia. Pff. Non so se tu conosci la vita di San Paolo. Quando dice... Io sono felice, sono contento nello stato in cui mi trovo. Ma da dove la prende tutta questa energia? C'è una sorgente importante, sorella frate, ascoltami, che è proprio dove sei tu e dove sono io che può alimentare dentro di noi quella parte che è la buona parte. Proprio ora, mentre parliamo, perché lo Spirito Santo è all'opera, che ci fa rilevare che poteva essere peggio. Sì, sì, poteva essere peggio nello stato in cui ti trovi. Parla come tradotto in parole diverse, sono soddisfatto perché le ambizioni sue sono state sempre quelle di piacere a Dio e cogliere l'occasione dovunque si trovava per dilagare, sì, si può dire dilagare, quella che è la conoscenza di Dio che fluiva attraverso di lui. Per lui le difficoltà erano sempre un'occasione. Il Signore, nel momento che lo salvò, gli lasciò delle parole profetiche: ti peserà un poco la mia chiamata, ma tu porterai la mia parola davanti al re e concistori cioè sui tribunali. Ma non andava davanti al re e davanti ai tribunali per dire buongiorno sono venuto a parlarvi del Signore. Era quasi sempre l'imputato o l'accusato. Eppure egli approfittava di ogni occasione per proclamare Gesù Cristo che aveva cambiato la sua vita. Per lui ogni punto che per gli altri avrebbero potuto piangere su se stessi, era un punto di forza per annunciare che Cristo era risorto e che viveva nella sua vita e che lui era un messaggero chiamato da Dio, scelto fin dal seno di sua madre, come sei scelta tu sorella, come sei scelto tu fratello, perché Dio sapeva di te quando ancora Egli intesseva le tue ossa, i tuoi nervi nel seno materno. Non perdere il progetto di Dio, perché Lui non ti molla. Lui sapeva, aveva una chiara visione, che Dio era dalla sua parte e perciò la sua vita affidata a Dio arrivò al punto che. Sono contento se resto che servo il Signore e sono contento se me ne vado perché vado in gloria. Insomma, per lui il cammino era, <coughs> era bello perché o restava sulla terra o andava nel cielo. Lui era contento. Questo non lo può fare. Un uomo di carattere o una donna di carattere. È dovuto solo alla inseminazione e al potere dello Spirito Santo che viene dal Cristo risorto nella nostra vita. Soddisfatto. Guardiamo in Secondo Corinzi, capitolo 9, verso 8, che ci aiuta ancora a comprendere. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario abbondiate per ogni opera buona quando la parola del Signore ci parla di benessere coloro che sono legati al pane e pesci pensano sempre solo che basta avere la ricchezza o avere, essere al di sopra degli altri. Dimentichiamo facilmente il potere spirituale che Dio ci ha dato, di sopraffare le forze dell'avversario in combattimenti particolari dove siamo più che vincitori con Cristo e in Cristo mentre camminiamo con Lui. Dimentichiamo il potere di Cristo che ci sa tirar fuori dalle passioni montane. Dimentichiamo che Cristo per l'opera sulla croce che ha compiuto in nostro favore ha spezzato la forza del peccato delle passioni nella nostra vita della nostra vita carnale nella nostra vita. Non lo dobbiamo dimenticare. Non ci accontentiamo solo che ci dà qualche piccola cosa in più. Una macchina decende, una casa decende e così via. No, dobbiamo anche guardare la grande liberazione spirituale che nessuno poteva fare nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. La grande liberazione da malattie, da spiriti immondi, la salvezza, la gioia della salvezza, la speranza, la, la viva speranza della, del suo ritorno. Sono tutte cose che ci sono donate e che quando sono vive nel nostro cuore ci fanno traboccare della gioia del Signore. Alleluia. Dio è potente di far abbondare su di voi ogni grazia. Gloria al Signore. Alleluia. Afferma che Dio dona all'uomo tutto ciò che è necessario perché il credente non manchi di nulla, quel che vi è necessario, eh? in ogni cosa tutto quello che vi è necessario. Gloria al Signore. Guardiamo nel verso 19 del capitolo 4 dei Filippesi, Filippesi capitolo 4, verso 19. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Hm, gloria al Signore. No, non si preoccupa più di sé, si preoccupa degli altri. Il mio Dio, lui lo conosce. A volte mi succede pure a me. Quando sento credenti, colleghi che si lamentano, oh sai, i tempi sono difficili, dentro di me io dico spesso, ma questo fratello, quello che dice, mi convince. Perché Dio non è proprio così, ci deve essere qualche altra cosa. Non so che cosa c'è, però io conosco Dio in un altro modo. Lo conosco attraverso gli anni in, in, in molte difficoltà, a volte la mancanza di cose importanti, però mai, mai, mai mi hanno pesato. Mi sono trovato subito dopo la conversione che dovevo fare l'autostop perché non avevo una macchina. Tien presente che quando mi sono sposato... La macchina l'ho prestata, non l'avevo. Avevo 32 anni, non avevo la macchina perché si era scassata, ma non avevo i soldi per poterla aggiustare. Mi sono sposato con la macchina prestata del pastore. Il mio primo lavoro che ho incominciato a fare l'ho fatto con un furgone prestato. Perciò le difficoltà non è che non c'erano, però mai posso dire che. Non ho gioito perché se quando facevo l'autostop la mia preghiera era una, fammi trovare uno che mi prende, che io gli possa parlare del Signore. Per me, quello che era importante, se trovavo un posto in una macchina mentre facevo l'autostop, di potergli parlare del Signore, non mi causava nessun problema dal fatto di fare l'autostop. Sono di quelli che si piangono addosso per ogni piccola cosa. Avevo un, uno che collaboravamo insieme e lavoravamo insieme. Quando uscivo fuori e potevo mangiare un panino, dicevo grazie a Dio oggi ho mangiato un po' di meno perché non essendo a casa mi sono fatto un panino e mi sento meglio. Invece quando tornava lui dal lavoro diceva dai dai, muoviamoci, chiudiamo prima possibile perché oggi mi sono mangiato un panino. Dicevo, ma come quello è un panino, è meglio che mangiamo di meno, se no ci abbuffiamo tutte le volte. Dipende noi come leggiamo le cose. San Paolo, mentre lui si trova nel bisogno che vive di un sostegno. Dai credenti, dice ai credenti: Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloria, la gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Lui sa che la ricchezza che noi godiamo è in Cristo Gesù. E quando parliamo della ricchezza di Cristo Gesù, non è soltanto la ricchezza come la vede il mondo da far strisciare il pollice sull'indice. No, no. Possiamo anche girare con il pollice e l'indice a destra e a sinistra, ma la gioia del Signore è un'altra cosa. Gloria sia resa a Dio. Dico questo perché una volta un militare voleva dei soldi da suo papà e viveva in difficoltà e allora non sapeva come chiedergli e scrisse in una lettera, caro papà, fai strisciare un poco il pollice sull'indice e quando arrivò la lettera il papà strisciava il pollice sull'indice e si accorse che chiedeva soldi. Prese un, un altro foglio e si mise a scrivere, caro figlio, ti raccomando, apri il pollice e l'indice e girali a destra e a sinistra. Così la risposta era data. Non c'è possibilità. Il Signore ci deve veramente aiutare. Nel verso 19, tutto il benessere che lui vede lo poggia in Cristo Gesù. Guardiamo, leggiamo insieme. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Cioè i nostri tesori, il nostro tesoro, il nostro cavò dove ci sono tutti i beni che noi abbiamo, sono poggiati su Cristo. Non è solo un po' di pane, un po' di pesce, un po' di qualche cosa così, ma perdiamo il valore molte volte del potere di Cristo nel darci la libertà nella situazione che noi ci troviamo quando siamo attaccati da passioni carnali, quando siamo attaccati da spiriti immondi, quando siamo attaccati da demoni, quando siamo attaccati in certe situazioni. Perché Lui è sempre lì, è Lui il nostro rifugio in qualsiasi circostanza. Tutto il benessere che Cristo ha provveduto per noi alla croce, lo possiamo guardare e leggere, e prendiamolo insieme, nel Salmo 23, verso 1, già ci basta. Leggiamolo insieme. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, punto. Quando camminiamo col Signore possiamo dirlo forte. Il Signore, se il Signore è il tuo pastore, nulla ti manca. Se poi tu non sai che vuoi, non c'entra niente Dio. Ma se tu sai che cosa vuoi, ogni circostanza diventa un'occasione anche per te. Il Signore è il mio Pastore, nulla mi manca. Quello che dice Davide nel Salmo viene riportato per noi in quel che abbiamo in Cristo. Filippesi 4:19. Quello che dice Davide di Dio noi lo abbiamo in Cristo perché il nostro buon pastore è risuscitato ed in lui, su di lui, noi abbiamo ogni cosa che abbiamo bisogno. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Guardiamo insieme in Ebrei 13:20 come la parola del Signore ci fa comprendere di quei beni che noi a volte non vediamo, perché dimentichiamo il potere spirituale di Cristo e ci ingabbiamo noi in certe situazioni che Lui ci libera. Ora il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù. Dio ha tirato fuori il grande pastore delle pecore, lo ha risorto per essere ora il nostro pastore. Questa benedizione viene dal Messia risorto che è il nostro pastore, che in virtù del sangue versato, leggiamo insieme, che in virtù del sangue del patto eterno sulla croce è scaturito il potere spirituale che, che ha spezzato e spezza la forza delle passioni peccaminose nella nostra vita. Alleluia. Non è poco quando noi andiamo a Lui egli spezza le passioni carnali nella nostra vita. A meno che noi ci vogliamo vivere, perché molti credenti gli dispiace lasciare certe cose. Vogliono convivere con quelle cose che il Signore li ha liberati. E perciò le cose non funzionano. E il Signore ci deve dare una mano a comprendere che molte volte noi attraversiamo momenti molto difficili, Dio ci tira fuori e noi ci vogliamo tornare un'altra volta. Guardiamo nel verso 21. Che bello Signore. Vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà ed operi in ciò che è gradito davanti a Lui. Operi secondo la sua volontà. A volte noi abbiamo delle difficoltà perché non accettiamo la volontà del Signore. Persistiamo nella nostra volontà. Siamo come quei discepoli che Gesù parlava e gli diceva, se voi non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non mi potete seguire. Cioè aveva già spiegato Gesù, se voi non prendete la vostra croce e mi seguite ogni giorno, voi non mi potete seguire. Ma capirono che cosa voleva dire il Signore affinché facciate la sua volontà. Gesù gli faceva capire che loro se volevano seguire a Gesù dovevano lasciare la loro volontà e fare la volontà di Gesù. Frate e re, il Signore non ci chiama ad andare al culto all o alla dunanza o in qualche riunione e poi viviamo la vita secondo la nostra volontà quando noi cominciamo a seguire il Signore dobbiamo sapere che deve essere fatta la volontà di Dio nella nostra vita quando Gesù cominciò a parlare così dice la scrittura che molti se ne andarono il tuo parlare è troppo duro tu vuoi che noi ti dobbiamo seguire in un modo diverso da come pensiamo noi. Noi siamo abituati a andare al Tempio, fare la festa della Pasqua, la festa che ci ha detto Dio, fare una processione e tornare a casa. Tu invece ci parli di un'altra cosa. Affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo. Ci dobbiamo chiedere a volte quale volontà vogliamo fare. Se Dio prende, si prende cura di noi e ci tira fuori da certe situazioni, noi ci vogliamo ritornare, vuol dire che non vogliamo fare la volontà del Signore. Infatti quelli che compresero, noi quando comprendiamo vuol dire che diciamo grazie Signore, adesso aiutami, invece molti fecero diversamente, se ne andarono perché volevano perseguire nella loro volontà. E Gesù disse pure agli altri, perché non ve ne andate pure voi? Ma chi aveva ricevuto rivelazione, Pietro, che aveva ricevuto rivelazione da Dio, fu il primo a rispondere, a chi ce ne andremo perché tu solo hai parole di vita eterna? Abbiamo lasciato tutto? Cosa ne avremo noi? Chiese Pietro. Voi ne avete cento volte tanto di tutto quello che avete lasciato in più la vita eterna. Gesù usa questo metodo, però dobbiamo seguirlo secondo le indicazioni che ci dà. Questa benedizione viene dal Messia risorto che è il nostro pastore, che in virtù del sangue versato sulla croce ne è scaturito il potere spirituale che ha spezzato e spezza la forza della, delle passioni. Peccaminose nella nostra vita. Si riferisce al potere dello Spirito Santo che opera nel nostro essere per renderci liberi in Cristo, che ci fortifica, ci edifica, rifinendo, plasmando, riparando, ristorando o preparando. Leggiamo insieme, così comprendiamo bene. Vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo. Cioè, quando Cristo inizia un'opera nella nostra vita, non è, è completa se moriamo e ce ne andiamo in quel momento, siamo già completi, ma se restiamo, il Signore continua a fare proprio questo, ci rende liberi in Cristo ci fortifica, ci edifica, va facendo le rifiniture nella nostra vita, plasma il nostro essere con la presenza dello Spirito Santo, ripara, quelle, quelle, quelle cicatrici che ci sono nel nostro cuore vengono riparate, si ri, ri, ricicatrizzano, ristorando o preparando, vuol dire che noi possiamo fare quello che piace a Dio nella nostra vita. Gesù ha fatto un'opera completa sulla croce per portare completa liberazione. Guardiamo nel verso 2 che cosa dice la parola del Signore e lo voglio dire io stamattina a te. Verso 22, lì nel no, prossimo verso. Ora, fratelli, sopportate con pazienza. Vi prego la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Cioè, sore, frate, mi devi sopportare a me stamattina. Perché non puoi sempre piagnucolare da quelle cose che il Signore ti libera e poi vuoi le stesse cose. Guardiamo in Filippesi quattro Che cosa ci dice la parola del Signore? Il mio Dio. Se il mio Dio è il tuo Dio, ed è l'iddio di Paolo, e serviamo lo stesso Dio, provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Guardiamo nel verso 11. Non lo dico perché mi trovo nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Il verso 19 lo vogliamo rileggere. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Non vuol dire che provvede soltanto al bisogno finanziario, da mangiare, da bere, ad ogni nostro bisogno. Lui conosce i nostri sentimenti, conosce di cosa abbiamo bisogno. E quando interviene nella nostra vita, noi dobbiamo rimuoverci in un modo diverso. Molte volte Dio interviene drasticamente nella nostra vita perché ha un piano per noi può essere nel nostro lavoro beh questa è una testimonianza che posso dare la mia il signore mi aveva chiamato ed io rimandavo a 50 anni chiesi al signore altri 10 anni e così proseguivo nello sviluppo del mio lavoro che andava a gonfie vele. Ma quando arrivai a 60 anni, non mi fermavo. Arrivai a 65, e ancora non mi fermavo, mi trovavo come se stessi appena cominciando. Ad allargare in lungo e in largo, ma tutto a un tratto l'economia crollò, le cose cambiarono, Equitalia aggiustò la situazione, vvu, persi tutto, non avevo più la possibilità di avere niente sotto un controllo continuo, dal non poter parlare. Per telefono neppure con i miei figli perché era tutto sotto controllo. Dio arriva drasticamente, ma noi dobbiamo comprendere perché Dio lo fa. Il mio rimandare voleva dire di non fare mai più la volontà di Dio perché dalle cose che stavo intraprendendo non mi bastavano altri cento anni per portare a destinazione quello che stavo cominciando. Quando Dio interviene drasticamente ci sono di quelli che vogliono per forza perseverare in quella direzione. Ed ecco che succede una incontentabilità che non finisce mai, ma non solo. Io mi ricordo che in quel periodo di crisi economica tanti, tanti, tanti imprenditori si sono tolti la vita, ma non hanno recuperato niente. Se Dio interviene drasticamente nella tua vita, ti voglio dire che se tu non perdi tutto, non ti metti a servire il Signore come vuole Lui. Perciò non hai nulla da lamentarti. Devi soltanto misurarti davanti al Signore e dire Signore come lo fai tu? Vuol dire che io devo fare la tua volontà. Dobbiamo saper accettare la volontà di Dio. Gloria sia resa al Signore. Non sono un eroe, sono un Giona che seppe attraverso le difficoltà accettare la volontà di Dio, ma vide la gloria di Dio nella città di Ninive che si convertirono tutti. Dio si vuole servire di te. Quando arriva drasticamente... Non deve essere una pena per te. Deve essere dal dover concentrare tutta la tua attenzione nel dire Signore, cosa vuoi che io faccia? Quando Dio incontrò Saulo che abbiamo parlato Paolo, egli scese da cadde da cavallo è già una posizione più in basso e non solo, non vedeva più ma la domanda fu a quella fermata drastica di Dio sul suo cammino Signore cosa vuoi che io faccio? non si mise a piagnucolare ora come faccio per portare a destinazione eh, da quale oculista devo andare per quando Dio cambia egli immediatamente fece qualcosa di diverso. Questi insegnamenti ci servono perché Dio interviene drasticamente a volte nella nostra vita, perché vuole cambiare la il corso della nostra storia per poter fare la sua volontà, perché abbiamo dimenticato che dobbiamo fare la sua volontà. È una scelta. Nel momento che partì, che le cose cambiarono drasticamente, immaginati tutte le commissioni che aveva. Aveva un grande mandato, andare per le chiese, distruggere le chiese, prendere le lettere, prendere gli indirizzi, perseguitare, correre. Chissà che lista aveva, ma quando Dio arrivò drasticamente sul suo cammino, lui si chiese solo una cosa. Signore, cosa vuoi che io faccia in questo momento? E di là partirono parole profetiche che egli adempì in tutto il suo cammino, non senza difficoltà, da lì gli fu, gli fu detto che ora ti costerà un po' più caro quello che devi fare. Ti è duro ricarcitrare contro gli stimoli. Cioè questi, questi, dove, questi stimoli sono dove ci facciamo male di più. Ti farà male un poco Paolo, ma tu porterai la mia parola sui tribunali davanti ai re e porterai la mia parola nelle, nei capoluoghi dove è Gerusalemme, che è la città di Dio e porterai la mia parola a Roma che c'è l'impero romano, se è lo strumento che tu lo puoi fare. Il Signore ti sta parlando oggi perché la devi finire di piagnucolare. Se drasticamente qualcosa è cambiata nella tua vita, sul tuo cammino, tu devi cercare il Signore. Signore, adesso cosa vuoi che io faccia? Ed ecco che il Signore, se oggi siamo insieme e possiamo avere questa bella opportunità di servire il Signore, sai lo dobbiamo a chi? al Signore perché ha fermato drasticamente il mio modo di camminare mi ha bloccato mi ha fermato e ha detto ora mi puoi seguire perché ti ho liberato da tutto se non perdi tutto non riuscirai mai a servire il Signore non che te ne devi sbarazzare perché eh, ti pesa ma perché i troppi impegni la sua parola si trova nella tua vita come il seme caduto nelle spine e non porterà frutto e non puoi servire Dio. Molte volte Dio interviene drasticamente nella nostra vita perché ha un piano per noi, nel nostro lavoro, nei nostri affetti che ci assorbono e ci fanno perdere il cielo. Puoi avere molto affetto verso qualche cosa, che il Signore te la toglie. Se te l'ha tolta, non hai nulla da lamentarti davanti al Signore. Cerca di comprendere il piano di Dio per te. Non piagnucolare sempre su quello che ti ha tolto, perché il Signore vuole il tuo bene. Lui sa il domani, tu non ancora lo sai. oppure il nostro matrimonio. Ci sono dei credenti che hanno dei gran, delle grandi difficoltà nel loro matrimonio, ma tanto, ma tanti, ma tanti, e una vita infelice da portare avanti. Tutto a un tratto succede che tanto si tira la corda, che c'è la separazione e li vedi sempre come delle persone infelici prima come stavano e infelici dopo quando Dio li libera ma perché deve essere così se Dio ha un piano per te hai di che ringraziarlo, ma sai, ma tu non conosci, mai il potere di Cristo può intervenire nella tua vita sensuale. È il momento che tu ti puoi dedicare al Signore con tutto il cuore, è il momento che Lui ha frenato drasticamente ciò che ti avrebbe torturato per una vita e avresti presso il cielo. E ti ha aperto la possibilità di fare la volontà del Signore. Tu mi dirai, ma io sono giovane fratello, io sono giovane, uomo, donna che tu sia. Ma quanti credenti ci sono che sono giovani e cercano la strada della consacrazione a Dio, la strada della castità perché Dio richiede questo? Lo puoi fare anche tu. Perché è il potere della croce, Dio ha il potere, quando noi decidiamo di volere andare a Lui e gli porta liberazione da demoni, perché non deve portare liberazione da sentimenti sensuali? Se tu ti ci metti a piagnucolare tutti i giorni pensi a quello e vai nelle riunioni a destra e a sinistra cercando sempre di trovare un altro un'altra perché sei la persona più insoddisfatta, se Dio sa e sa ogni cosa, ti ha liberato. San Paolo a questo punto dice "Io consiglio di restare come me". Perché perché ti puoi consacrare a Dio, inizia la strada della consacrazione, chiedi al Signore che ti dia la forza di servirlo e di seguirlo e di cominciare un cammino nuovo con il Signore. Io ti ho parlato della mia esperienza, ti potrei parlare dell'esperienza della sorella Clara che tu conosci. All'età di 43 anni ha ricevuto una telefonata, il suo marito che lavorava al ministero eh, con un infarto era stato secco. Ma cosa ha chiesto al Signore? Signore tu me l'hai tolto all'età di 43 anni? Io non so che risposta dare. Io ti chiedo una cosa, Signore. Mi devi togliere? ogni passione carnale quando arrivò a roma per vedere il suo marito lo vide e si inginocchiò davanti al signore per dire signore io ti chiedo per l'età che tengo che tu mi tolga i sensori di passioni carnali è successo sia fatta la tua volontà ma da questo momento, Signore, io ti chiedo, ti voglio servire meglio. Il Signore immediatamente gli ha tolto tutta la passione del carnale nella sua vita. È iniziata un'altra passione, quella di cercare Dio, di servire Dio e di essere uno strumento nelle mani di Dio. Ogni occasione è un'occasione per poter servire Dio. Se invece incominciava a girare per i culti, chissà quel fratello, chissà quell'altro fratello, uh, adesso quello mi sta guardando, quello mi, mi manda il messaggino, questa comunicazione anomala. Sore, frate, non te ne esci mai, vivi una vita infelice. Molti fanno come la Samaritana. Il Signore ci deve veramente aiutare. Leggiamo insieme nel capitolo 4, verso 18 del, del Vangelo di Giovanni. Quando il Signore ferma qualcosa nella tua vita, cerca di comprendere la volontà di Dio e datti ad essa. Che cosa aveva questa donna? perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Non conosceva Gesù, non aveva incontrato Gesù. Il suo piacere era quello di trovare l'uomo adatto che avesse soddisfatto i suoi appetiti carnali. Gesù gli disse, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti parla, tu gli chiederesti tu dell'acqua, ma il Signore vuole soddisfare tutti i desideri del nostro cuore, perché hai avuto cinque mariti e, quelli, e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Ella conviveva. La convivenza non equivale a matrimonio. Il matrimonio è un atto pubblico, formale, ufficiale e riconosciuto. Questo dice la Bibbia. Quando noi incominciamo ad entrare in altri settori, vuol dire che noi non vogliamo fare la volontà del Signore. Quando non conosceva il Signore questa donna si muoveva in questo modo. Quando conosciamo il Signore, Sore, frate, dobbiamo vivere una vita diversa, perché se no diventa una lamentela la nostra vita, diventa un'afflizione, diventa una continua lamentela, una insoddisfazione continua, ci piangiamo sempre addosso e non riusciamo mai a fare la volontà del Signore. Signore, sia fatta la tua volontà, ma ora io, Signore, ti chiedo, toglimi questo pensiero, toglimi queste cose e fammi comprendere il piano della tua volontà. Guardiamo nel verso 28 questa donna che incontra Gesù. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, guardiamo nel verso 29, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo? Sore frate, quello che abbiamo letto prima e che stiamo leggendo come testimonianza, quando tu incontri il Cristo sul tuo cammino, ti assicuro che possono arrivare cose drastiche nella tua vita, come quella che ho detto di Giona, come quelle che sono successe a tanti credenti, come quello che è successo a San Paolo sulla via di Damasco. Ma lì è il momento di riprendere il cammino con il Signore, perché è lì che tu scopri il potere della croce di Cristo che ti toglie tutte quelle sporcizie che ci sono dentro per darti una vita nuova, un cammino nuovo, un seguire Dio che ti plasma in un modo speciale. Gloria al Signore. Gesù cambia la vita. Molti il Signore ci libera da situazioni disastrose. Invece di ringraziare Dio e consacrarsi e consacrarci, faccia, fanno come il popolo di Israele che prendeva la via dei Filistei per ritornare in Egitto e dopo si lamentano che non funziona. Ho detto prima che. In sette giorni Dio li tirò fuori dall'Egitto, ma 40 anni l'Egitto non era uscito fuori dal loro cuore. Se tu sei una credente, se tu sei un credente, metti il Signore al primo posto perché il potere che Cristo ha, come tanti durante il percorso del loro cammino, hanno dovuto scegliere una strada di castità per servire Dio. Dio se ti ha liberato, non andare a cercare la strada diversa. Impegnati di cercare Dio per avere un'unzione potente dallo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo penetra nella tua vita ti toglie tutte le cose che possono ostacolare dal fare la sua volontà, il suo Santo Spirito prende il dominio su di te, senti la presenza del Signore, ti impari a servire il Signore perché nella libertà che il Signore ti ha dato non ti andare a cercare un'altra volta di tornare in Egitto, segui il Signore come Dio vuole. Prendevano la strada dei Filistei per ritornare in Egitto. Guardiamo un consiglio che viene dato nella parola del Signore non solo alle vedove, ma viene dato a chiunque, se voglio parlare a te che il matrimonio non ha funzionato o non funziona. Pensi che se ne fai un altro funziona? Pensi che se convivi funziona? Pensi che se ti metti alla ricerca di qua e di là ambiccando eh, nella tua giovane vita Migliora la tua vita, continui a restare uno schiavo e una schiava del peccato. Se Dio ti ha liberato, comincia a cercare la volontà di Dio per la tua vita, perché il Signore oggi ti sta parlando, perché il Signore ti vuole dare tutto quello che ti toglie il Signore in qualsiasi direzione che può essere. Ristruttura la tua vita sul piano della volontà di Dio. Non piangere su te stesso per una vita, trova quello che è il piano di Dio per te, incamminati in esso e vedrai che cambia ogni cosa. Leggiamo insieme in 1 Timoteo 5,:5 la vedova che è veramente tale e che è rimasta sola ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Tu puoi essere uno strumento potente. Sore, frate, Dio ti ha liberato. La donna samaritana prima di aver incontrato Gesù cercava altrove, ma tu che hai conosciuto il Signore, è la potenza della resurrezione di Cristo che ti ha liberato dal peccato, che ha spezzato la forza della carnalità nella tua vita. Se ti ha liberato, smettila di gironzelare e lamentarti. Con il Signore puoi avere molto di più. Dio ha un piano per te. Cerca di scoprirlo. La vedova che è veramente tale, o se ti è successo che il matrimonio non era secondo il volere di Dio, perché la parola del Signore dice ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Ma tu non hai mai chiesto a Dio prima di sposarti, fratello. Non hai mai chiesto a Dio prima di sposarti se quello era il coniuge o la, 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 la compagna tua e ti è andata male, vuol dire che Dio vuole fare di te uno strumento nello stato in cui ti trovi. Se non era nel piano di Dio, scopri oggi il piano di Dio. La vedova che è veramente tale e che è rimasta sola ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Guardiamo nel verso 6. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva e morta. Questo vale anche per l'uomo. Se il tuo matrimonio non ha funzionato, sorella, frate, se il tuo matrimonio non è funzionato ed è successo, metti la tua fiducia in Dio. Perché se tu vai girando da una chiesa all'altra, continuando a cercare e guardi e messaggi e mandi e torni e, e non vivi una vita disperata, tutti i giorni hai di che lamentarti perché una lame, sei un pozzo di lamentela. Il consiglio della parola del Signore, se ti ha liberato da quello che non era nel piano della sua volontà perché Dio è sovrano, Consacrati al Signore, fa voto di castità davanti a Dio, cerca il Signore con tutto il cuore e vedrai che il Signore cambia e si serve di te. Oggi ti sta parlando il Signore. Non ritornare in Egitto. La parola del Signore ci dà sempre le indicazioni da seguire, perché se no girerai in vita fratello. Se il Signore si è preso la tua compagna, se il Signore si è preso il tuo compagno, non pensare sempre a vivere una vita per forza, ad insistere dove Dio ti ha liberato. Dio ha un piano per te. Dio guastò il piano di Paolo, ma non ci ritornò più. Dio ha guastato il mio piano, ma non ci sono ritornato più. Non ci passo neppure. Ho cancellato i numeri di telefono di chi mi stimolava dal voler fare affari insieme. Taglia i ponti con tutti quei sentimenti che ti allontanano da Dio e fondati sulla parola del Signore, perché dice la parola del Signore in Ebrei capitolo 13 verso 20. che è il suo potere ha liberato milioni di, di credenti che si sono consacrati a lui, dà la forza anche a te. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, guardiamo nel verso 21, ti darà la forza di poterti consacrare a lui ti renda perfetto in ogni bene, ti renda perfetta in ogni bene affinché tu faccia la sua volontà e operi, in voi, e operi in te ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Quando Dio ti libera da circostanze avverse, affettive, finanziarie, di lavoro, di affezione non andarci a buttare non andarci a buttateci dentro un'altra volta ti basta l'esempio della Samaritana ne aveva cambiati cinque e quello che aveva nella vita non avrai quello che devi avere lo hai soltanto se ti metti a fare la volontà del Signore. Ti sembrerà un poco duro oggi quello che il Signore ti sta dicendo. Sembrava duro anche il parlare di Gesù quando diceva a quei discepoli che lo dovevano seguire così come lui diceva e lasciarono. Invece Pietro con gli altri, quando Gesù gli disse lascia, loro risposero, a chi ce ne andremo perché tu solo hai parole di vita eterna? Gesù ha parole di vita eterna per te, Gesù ha un progetto per te, non tornare dove lui drasticamente ha fermato, scegli la via di Dio, comincia a consacrarti al Signore e a cercare, come abbiamo letto in 1 Timoteo, capitolo 5, verso 5, la strada è quella che ci indica la parola del Signore per vedere la nostra vita cambiata e vedere l'opera di Dio che si compia nella nostra vita, 1 Timoteo 5, 5. La vedova o separato che sei. La vedova o separata che sei. Se ti è andato male, non ci perdere tempo. La vedova che è veramente tale e che è rimasta sola, ha riposto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno ma non per un altro marito, non per un'altra moglie. Persevera giorno e notte perché Dio faccia fare la sua volontà. Accetta la volontà di Dio che è sovrano per svolgere quello che Dio vuole fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Io consiglio, dice San Paolo, quando parla di matrimoni, io consiglio di restare come me, così puoi servire meglio il Signore. Ma se tu hai la mente a destra e a sinistra, non vivi mai una vita consacrata. Se invece cominci da oggi a consacrarti al Signore, Dio ti apre la strada che ha per te e si compie la volontà di Dio nella tua vita. Decidi oggi di dire Signore io lascio tutto nelle tue mani, una cosa voglio fare, voglio fare la tua volontà e lui ti dà il meglio perché il Signore ha in serbo il meglio per te. Quello che tu ancora non vedi, quando ti consacri a lui, lui te lo dà lungo il cammino. C'è un bel canto che ci aiuta e che ci aiuta a comprendere che abbiamo bisogno di essere rinnovati, rinnova la nostra mente. E' 744 che dice rinnovami, ho bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno di cambiare il modo di pensare e permettere a Dio che introduca la sua volontà nella nostra vita. In Signor Gesù, io desidero davvero cambiare. In nome di me, Signor Gesù, io desidero Tu, signore, perché tutto quello che c'è dentro di me mio... richiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39 Il bello che fa il Signore nella nostra vita è che rinnova i nostri sentimenti toglie quelli carnali emette quelli spirituali quando noi lo desideriamo egli lo fa se invece noi desideriamo altre cose egli non lo può fare concentriamo la nostra vita concentriamo i nostri pensieri e dirigiamoci verso di lui una concentrazione totale del nostro desiderio quello di dire signore io voglio fare la tua volontà, dammi direttive, io voglio fare quello che piace a te e diamo l'occasione a Dio di permettergli di fare la Sua volontà nella nostra vita. È questo il tuo desiderio? Che sia fatta la Sua volontà, la accetti per intero e lo segui da vicino. Ebbene, se così è così, preghiamo insieme al Signore. Voglio pregare insieme con te. Signore, ti prego per questa sorella, per questo fratello che tu hai parlato oggi, che gli è stato tolto qualcosa drasticamente nella sua vita, ripianifica, Signore, il piano della tua volontà nella sua vita. Fa che desideri fare la tua volontà e che non lasci, Signore, sappiamo che tu sai sviluppare il tuo volere in un cuore che desidera che la tua volontà sia fatta nella sua vita. Noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che quando desideriamo voler fare la tua volontà, tu hai sempre un piano speciale da mettere davanti a noi e noi insieme ti vogliamo ringraziare. Amen, amen. Quando Dio fece scendere Paolo da cavallo e perse la vista, Paolo non volle mai più ritornare a fare quello che faceva prima. Si impegnò fino alla morte che la volontà di Dio fosse compita nella sua vita. Ed è lui che ci ha scritto e leggiamo oggi. Sono contento nello stato in cui mi trovo perché Dio ha risposto a tutti i miei bisogni. Dio vuole che tu dica la stessa cosa. Inizia da oggi e desidera forte che la volontà di Dio sia fatta nella tua vita e vedrai come Signore accettala per fede e inseguila perché il piano di Dio è meglio del piano tuo perché lui vede oltre e lui ti vuole dare il meglio, più di quello che tu puoi immaginare. Dio ti benedica tanto tanto nella scelta di volerlo seguire. Ci vediamo stasera, Dio piacendo alle ore 20 per il culto di adorazione. Pace e buona giornata.